Ciao a tutti, io sono Valerio. Io sono Luisa. Noi siamo Weedy, voi siete Weeders e oggi c'è un nuovo video. Come vedete siamo qui nella Weedy House, ma non per molto, dato che a breve andiamo a trovare la mia cuginetta e non troviamo da abbastanza tempo, neanche troppo. Però niente, dobbiamo andare, quindi ovviamente noi siamo perfidi. E Luisa a sto giro lei è la mente malvagia, pensa un'idea cattiva. Ora vi Dilla. spieghiamo. Allora, è un video un po' malefico, lo ammetto, però secondo me può venire una cosa fighissima, perché come sapete Valerio è ipocondriaco e ovviamente questa è una cosa di famiglia, è genetica proprio, infatti anche la sua cuginetta va abbastanza in ansia, infatti ora dobbiamo andare da lei ed è già in ansia, ci sta contattando dicendo quando venite, quando arrivate, ma quanto tempo ci mettete, bla bla bla. Dato che poi dobbiamo andare in macchina, scusate se urlo ma c'è un po' di vento, lei già è preoccupatissima. Allora abbiamo pensato di fare un video dove giochiamo su questo fatto che lei è super ansiosa e io farò finta di essermi fatta molto molto male, ma per questo mi servirà l'aiuto e il supporto di Vale, perché io in pratica mentre loro staranno parlando facendo qualcosa, non lo so cosa ci inventeremo, quando siamo a casa sua farò finta di allontanarmi e mi farò trovare tipo svenuta mezza morta a terra e fingerà di essersi rotta un arto. Quale famo? Gamba, braccio, non ginocchio? So. Vabbè, quello che ci verrà al momento Luisa non riuscirà esatto. più a muoverlo, urlerà, avrai dolori allucinanti e vedremo la sua reazione. Lei è veramente una persona molto molto empatica, mia cuginetta. Quando tipo qualsiasi persona litiga lei vuole sempre fermarli. Quando uno si fa male lei corre, si preoccupa, quindi se no piangerà. Come farei piangere la mia cuginetta, questo scherzo? Non penso, però sicuramente sarà divertente, quindi adesso noi ci prepariamo, andiamo da lei e Vogliamo, ci rivediamo direttamente quando lo scherzo sarà in atto. Quindi ci vediamo tra pochissimo. Ok, Weeders, siamo finalmente arrivati a casa della mia cuginetta Manu. Che tra l'altro guardate che stile, cioè quanto è carina, ogni volta si fa più bellina mia cuginetta. E niente, oggi passiamo tutto il giorno qui, quindi che cosa ci hai cucinato per pranzo? Che ci cucini? Perché dovrebbe cucinare lei e non tu? Questa è la vera domanda. Io devo cucinare. Perché non tu? E io non so cucinare. E qual è la tua scusa? Io nessuna. Ah. Tu dovresti averla. Ah, ok. Io ho una scusa grandissima. Cioè, ho 9 anni. E quindi sì, vai, ci sta. Però a sto giro cucinare tu per me, Luisa, perché noi non sappiamo cucinare. Comunque vorrei dire che ci stiamo tipo spiando. Cioè, vedo delle persone che ogni tanto escono da lì dietro e stanno Ian, spiando. Non ci credo. Penso sia una dei Weeders. Lì vabbè. Dietro? Sì, eccolo, vedi. No, non li vedo. Vabbè, sono dietro sulla colonnina. Comunque, vabbè, siamo Eccoli. Nel parco. Siamo nel parco di Manu, come potete vedere, lei infatti abita in questo parco che è bellissimo e super particolare e oggi è anche fortunatamente una bella giornata, quindi ancora di più stiamo qui e stiamo tranquilli, stiamo prendendo un po' di sole, però io in questo momento ho un po' da fare perché devo andare un attimo a casa di Manu per parlare con il fratello di alcune cose importanti. Di cosa? Quindi non sono fatti due. Cioè, quindi ti magari... rendi conto che fai segreti con me, Luisa, non vuoi dire le cose, siamo insieme, non sono fatti miei. Non sono fatti due, quindi magari adesso questa vabbè, c'è un okay, po' qui nel siamo noi, te puoi anche andare. Insieme. Te puoi anche andare. Va bene, e io torno tra pochissimo. Ok, ciao ciao. Okay. E dove vai? Ma verso di là. Di ok, ciao ciao. Ok, ciao. Vabbè, Manu, sei rimasto io e te, ok. Ne fa un giretto fuori il parco e poi torniamo. Beh, andiamo al bar. Let's go. Io e Manu siamo appena ritornati. Lei lo sta mostrando. Ha preso un bel Gatorade blu. È il tuo gusto preferito, il blu? Ok, anche il mio fa paura, cioè troppo cugini, ogni cosa in comune. Ok, niente, Luisa non ci risponde. Secondo me già è a casa tua. O forse ha spento il telefono, no, cioè risponde sempre. Boh, non lo so, vabbè, andiamo, lo scopriremo. Let's go. Lulu, tutto ok? Che ci fai qui nel prato? Hai perso la testa? Che stai facendo? Sono caduta. Ho fatto malissimo il piede. Ma dove sei caduta? Qua, hai rotolato. Ho fatto la rotolata fino a qua. E che ti sei fatta? Non lo so, mi fa male il piede. Vai, dai, alzati lui, dammi una mano. No, Vale, non ci riesco. Alzati. Non ci riesco, ci ho provato. Veramente fai? Giuro, mi fa malissimo. Non riesco a poggiare il piede a terra, penso di essermi rotta la caviglia. Ma sei qui da tanto tempo? Un po', sì. Guarda, quanto stai qua, Lu? Abbastanza, direi parecchio. Stavo con l'iPad in mano cercando di fare qualcosa di utile. Ma tutto ok? No. Pensi di dover andare all'ospedale, mi fa malissimo. Ya, fammi vedere se non mi esageri, fammi toccare. Ti fa tanto male. Fa malissimo. Vuoi venire a casa? Andiamo in ospedale? No, no. Ya, Lu, alzati, non fare la parte. Ya, non sei caduta. Del... Ma perché devi sempre esagerare? Valerio, ma ti
ti pare che esagero? Mi fa male, non riesco ad alzare, ma sei stupido. Manu, se non stai esagerando un po' lui. Non lo so, però sei caduta da lì, veramente si è fatta male. Capito, ho fatto una rotolata, Valerio, sei insensibile, come al solito. Io? Sì. Ma come fai a cadere da là da quella collinetta? Ma veramente fai, stai inguaiata. Ya, fammi toccare un po'. Ma fa così male? Sì. Dai, prova ad alzarmi, aiutami. Ya, ma non riesci da sola. Manu, Manu, ma dalle una mano. Non litigare, se si è fatta male. E provi a dare tu una mano. Lo proverò ad appoggiare. Cacchio. Ma veramente devi fare così, Lu, per camminare? Mi ma se no dobbiamo andare in ospedale, davvero. Ti giuro, riesco a camminare. Vogliamo andare a casa, ti stendo. Che non riesco ad arrivarci, secondo me. Ti do una mano. Proviamoci. Di una mano, Lu? Proviamoci. Ok, Manu, andiamo un attimo a chiedere aiuto. Lu, tu aspettaci qua, per favore. Ciao. Vediamo se i tuoi genitori hanno, non lo so, del ghiaccio, ce l'hanno. So. Ne avevi a casa. Ma se mi si è fatta niente così male, cosa pensi sia fatta? Non lo so, però se sta così preoccupata, direi di non perdere tempo. Dici? Andiamo. Ma se non ti sei rotta la caviglia oppure... Non so se se l'è rotta, però si vede che zoppicava, cioè... Stava zoppicando. Ma non è che non vuole sembra... attenzione, in realtà non si è fatta tanto male, vuole fare la parte. Perché dovrebbe, cioè... Non lo so, vabbè, andiamo a prendere il ghiaccio. Vai, andiamo. Allora, io non lo so se sono riuscita ad essere credibile, però veramente mi ci sono messa d'impegno e mi sembra che mi abbiano creduto perché Manu era abbastanza preoccupata, quindi beh, direi che più o meno ci stiamo andando bene. E non so come esagerare perché ovviamente è una caviglia, non è che posso far vedere che sto per morire, però sarebbe figo, quindi ora mi invento qualcosa perché loro sono andati via, sono andati a prendermi del ghiaccio e quindi, non so, ritorneranno prima o poi, anche se non è stata una mossa saggia lasciarmi qui da sola, dato che in teoria non riesco a camminare, solite idee geniali di Valerio, però vabbè, le aspetto qui e mi invento qualcos'altro da poter fare e appena arrivano lo faccio. Ui, Lu, non l'abbiamo trovato il ghiaccio, non ci sta. Oh, che fai? Lu, ma non ti sforzare così tanto se ti fa male. L'altra caviglia. Ma che hai fatto all'altra caviglia? Sono caduta sotto la caviglia. Te la sei... hai preso una storta, mo? Non ci ho manco fatto caso. Non so. Ma che dolore. Prova a toccare, vedi se gonfia, mano. No, raga, ho perso entrambe le gambe. Non riesco a fare niente, ma... Mamma mia. Fammi provare. Secondo me non è così. Lui ti fa male tanto. Ok, era uno scherzo. Non è vero. Magari. Era uno scherzo. E io te la sei presa tantissimo. Che faccia hai fatto, Manu? Stavo per prendere una nomination. Luisa, se sta andando a fare qualcosa, stavo che è colpa tua. È colpa tua, vai, vai a rimediare la situa. Corri, corri. Che io potrei aver preso la nomination agli Oscar dopo questa esibizione. Non vorrei esagerare, ma mi sembra proprio che qua... Secondo me sei stata pessima, forse non te lo farò io lo scherzo, io so che fare cadute molto meglio. Era credibile. Sì, però nemmeno troppo. Vuoi vedere... vedere una vera caduta, ma ti faccio vedere io come l'avrei fatto. Lui, registrami. Vediamo, vediamo quanto è la qualità. Mamma mia! Ma non è che sei caduto davvero? Sì, sono caduto. Secondo me era più credibile se facevo io, cioè sono una bambina quindi... Se facevi te sì, cavolo, però l'idea era di Luisa, lui dovevi dire tu a lei e dovevate farlo a me lo scherzo, mia mente. Vabbè, fa niente, comunque devo dire che le mie doti artistiche sono sempre quello che sono. Il video di oggi finisce qua, speriamo tantissimo a voi sia piaciuto, purtroppo avrei potuto farlo meglio se ero io l'attore protagonista, main character, e invece abbiamo dato l'esclusiva a Luisa e ha sbagliato tutto. Quindi a un certo punto ho detto ok basta, se noi Manu non ci sta credendo, lo rovino io lo scherzo. Ma addirittura ha fatto la doppietta di doppia caduta, Nino! Quella è stata l'idea peggiore, proprio l'idea peggiore, non si può niente brava, non puoi fare l'attrice. Vabbè Withers, non è vero, difendetemi voi nei commenti che Valerio mi sta bullizzando. Comunque esagerando. Il video è stato una figata, non voglio che mi giudichi perché sei stata super brava, sono anche Luisa non vuole le critiche. E niente, il video
video di oggi finisce qua, speriamo che vi sia piaciuto. Salutiamo i tre Withers che in questa settimana sono stati più attivi di tutti, quindi salutiamo Alpi Tiam, ciao Alpi, ciao Alpi. Antonietta Massaro 39, ciao Anto. Ciao Anto. E infine salutiamo Iris, ciao, ciao Iris, siete state incredibili, siete sempre migliori. Se volete essere salutati anche per la fine del prossimo video è facilissimo, basta seguire queste regole. Potete anche sotto nel primo commento e iniziate subito lasciando un bel like e iscrivetevi al canale, perché è facilissimo, basta cliccare in questo pallino e vedere questi due video. Sono stra mega fighi, al prossimo video.